Che dire, credo che innanzitutto vorrei dire che l'ultimo intervento forse è rappresentativo di quello che è mancato a Colonia negli ultimi 20 anni. Intendo la passione che Bruno ha nel credere ancora che un mondo diverso è possibile. Questo negli ultimi decenni a Colonia è scomparso, quindi credo che sia ben esemplificativo di cosa il nostro movimento voglia rappresentare. Citando le prime parole che ha detto Ilario nel suo intervento, dice: "Io è la prima volta che faccio politica". Io credo che invece non è così, Ilario, perché anche in modo inconsapevole tu politica la fai ogni giorno. Ognuno di noi ogni giorno fa politica, anche senza saperlo, nel suo ambito lavorativo, nel suo ambito familiare, sociale. Io ritengo di fare politica nella mia attività lavorativa, avendo a che fare giornalmente con 150 bambini di 9-10 anni, credo che già quello sia fare politica. Credo di fare politica gestendo insieme all'avvocato Tricosta un'attività imprenditoriale estiva che è attualmente una forse delle più belle e rinomate del paese. Quindi noi tutti facciamo politica anche senza magari renderci conto. È ovvio che il nostro movimento, bisogna anche dirlo chiaramente, è alternativo. Il nostro è un movimento che nasce perché molte cose non vanno bene, quindi noi siamo alternativi a un modo di fare politica, a una visione amministrativa che secondo noi non è più tollerabile. Quotidianamente la nostra società manda segnali. Credo che il segnale del consigliere Giovanni Cirillo sia dirompente, cioè Salvatore è il più giovane consigliere regionale della storia. Questa non può essere una cosa che passa così sotto traccia inosservata. Questo indica che il nostro territorio richiede un ringiovanimento della classe politica e dirigenziale. Sasà è solo la punta dell'iceberg del movimento che ha fatto sì che la sua candidatura ottenesse successo. Dietro di lui ci sono giovani dalla zona della Lotti, del Tirreno, di Reggio, ma sono tutti ragazzi giovani, spinti da una forte motivazione e da pochi interessi. Questo lo posso garantire, se non è la motivazione del voler far bene per il proprio territorio. Quindi noi anche dobbiamo essere chiari, io perlomeno lo sono, come lo sono sempre stato, lo sono anche nei confronti del gruppo. Il paese, Campania, ha bisogno di un ricambio generazionale politico, perché la maggior parte della classe politica che è tornata negli ultimi 20 anni ha fallito. È inutile nasconderci, quindi noi siamo qua come alternativa e credo che sia giusto anche che ci venga concessa almeno in parte una possibilità di errore, errore che è stato concesso in maniera ampia negli ultimi anni alla vecchia classe politica. Quindi noi siamo alternativi, vi ripeto, sono alternativo, siamo alternativi anche rispetto a un modo di governare che ormai e di amministrare che è totalmente discostato dai bisogni dei cittadini. Faccio un breve esempio giusto per essere chiaro, perché bisogna essere anche chiari nella vita. Le attività imprenditoriali, specie ad esempio quelle estive, io gradirei, se fossi io amministratore, a inizio estate magari, in un confronto aperto con tutti gli esercenti, io da me sto e mi siedo con gli esercenti e dico: ditemi voi imprenditori, io imprenditori, voglio dire, cosa avete bisogno, cosa noi possiamo fare affinché voi possiate assumere il maggior numero di ragazzi che lavorino anche in maniera part-time, stagionale, perché questo il solo movimento estivo genera a Colonia un flusso economico che forse non tutti bene abbiamo presente, ma è importante. Si parla di quasi 100 posti di lavoro, ovvero quasi 80 famiglie che lavorano. E quindi credo che deve essere l'amministrazione ad andare a cercare chi opera nell'interesse della società e che si metta, diciamo, a disposizione di essa, e non che crei intoppi o che nel cercare di far sì che venga rispettata la legalità, che ovviamente va fatto, risulti a volte nell'esplicazione di ciò quasi, come dire, quasi persecutoria. Quindi ci vuole un cambio di passo, ci vuole un cambio di passo e ci vuole una classe di giovani che mettano mano, che siano preparati e che lavorino affinché tutte le risorse che verranno convogliate, come diceva Bruno, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si possano materialmente ottenere, perché noi, come sappiamo, sia a livello regionale sia a livello locale, perdiamo ogni anno decine di milioni di euro perché sbagliamo nell'esplicare i
nel presentare i progetti. Cioè non si può andare avanti così. Se una, credo io, se una missione non riesce da sola con i suoi uffici ad ottemperare a queste necessità, ben venga che si appoggia anche a situazioni esterne dove ci siano gente preparata che lavori per l'interesse del territorio. Caulonia deve tornare a primeggiare, perché non è possibile che a due passi da noi ci siano realtà che annualmente ci surclassano in tutto. È inutile nasconderci. Abbiamo di fronte a noi paesi che sono avanti rispetto a noi di 20 anni nell'amministrazione della cosa pubblica, e credo che non hanno nulla vuol dire più di noi, anzi noi ritengo che abbiamo capacità alla, se non maggiori, alla pari. Quindi c'è qualche problema. Uno di questi credo che sia appunto che non c'è stato nel tempo il passaggio di consegna da una classe dirigenza all'altra. Quindi io ritengo che per far sì che il paese Caulonia torni ad essere quello che era tempo fa, serva questo cambio generazionale. Bisogna avere coraggio, perché non è semplice, magari si sbaglierà, magari si perderà, però almeno credo non bisogna avere rimpianti e aver tentato di dare una svolta, e ora credo che sia il momento più opportuno, e come dire, come c'è il simbolo, dipende da noi.